No, dicevo, qua ci sono 9 specie di erbe diverse, sono 3. Allora, la prima che si facevano le torte, la prima è, si faceva di papavero, che conosciamo tutti, la scabbiosa, che è una pianta che poi la vedete disegnata, il sonchus, il tragopogon pratense, la salvia pratense, il plantago, la piantagine, la silene inflata, il terassancum e la raffano raffinastrum, che sarebbero le rape selvatiche. Questa qui era già una torta. La seconda si poteva fare di centaura, papavero comune, l'ortica, la melissa piccinale, il medicado, il sonchus oleraceo, il plantago e l'ononis. La terza è il sonchus oleraceo, l'ipocoeris, il plantago lancelata, la salvia pratense, il humulus lupulus, il lupolo, e la primula officinalis, l'alliocepa, la cipolla selvatica, e poi il papavero roveus e lo spinaccio selvatico. Allora diceva, si pulivano e si fanno bollire le erbe raccolte, quindi si tritano, si fanno cuocere con cipolla, burro, olio, quindi si unisce un ettogrammo di riso cotto nel latte, si lascia raffreddare, si aggiungono da 6 a 8 uova, loro ne mettevano anche 10 perché la facevano una volta a Pasqua. E abbondante formaggio grattugiato, sale, pepe, spezie a piacere. Si versa il tutto in una tortiera imburrata con spazio di pane grattugiato, che si spaggia anche sopra la torta con qualche pezzo di burro e foglie di rosmarino fine sparse, perché il rosmarino poi cuoce e si mangia che è croccante e dà sapore al mangiare. Il tutto si lascia cuocere in forno. Poi dice buon appetito, naturalmente. Ottimi risotti si possono preparare aromatizzati con erbe odorose, timo, santoreggia, salvia e origano. È un risotto, secondo quello che ci mette, un sapore diverso. E questo qui è un lavoro che vi lascio. Le piante qui. E una, ci sono le violette, erano messe da tutte le parti. Il ranuncolo ficaria, un ranuncolo che fa una specie di bulbillo. È un ranuncolo comune, che fa una specie di bulbilli, si chiama ficaria, e poi i bulbilli si fanno anche cotti. Bisognerebbe che un giorno poi ve li porto a vedere così. Poi c'è la campanula rapunculus, che si vendeva, una campanula che se la levate c'è una radice che era ottima da mangiare. La spirea filipendola, il cespuglio, si mangiavano le foglie. La scorzonera, che è una specie di radice, che c'è il sapore quasi di latte, è ottimo. La giuga è una pianta che fa i fiorellini blu, che striscia. Il tarassaco lo conoscete tutti. Si fa anche un buon vino di tarassaco, magari poi ve lo faccio, lo mettiamo. La bellis perenni, che sarebbero le campanelle, diciamo il margheritino da prato. Quello è di nuovo una buona verdura, la borragine la conosce tutti, il tarassaco, questo qui è uno delle tipi. L'altra, poi ve la porto a vedere, l'ortica, che è una delle massime, l'ortica poi si dovrebbe mangiare tutti perché è altissima in ferro, specialmente le ragazze, le giovani ragazze. No, l'ortica sì, giovane, ma anche... Ma se è più vecchia la fate, magari bevete il brodo d'ortica, oppure lo mangiate quando... Se no, l'ortica si mangiava da tutte le parti del mondo. L'aglio selvatico, come il puro selvatico, sono due cose, no? Le primule, c'è un nuovo buono, la piantagine, la plantagus, le piantagine che sono due tipi, la piantagine. Quella è una pianta molto interessante perché... Quando gli indiani pelle rosse vedevano la piantagine, dice qui c'è passato l'uomo bianco. E quella che si è un plantago, piede vuol dire, no? C'è piazzato il piede dell'uomo bianco, perché lì cosa facevano? Quando si andava nei paesi, anche nell'America, si portava sempre il seme del trifoglio per fare i campi, però c'era pieno di semi di piantagine perché è tanto fino che c'era... Allora nasceva anche quella pianta lì e poi se la mangiavano in peli rossa o non certo quello che l'ha portata. Poi c'erano le salvie,
I potoeri, se viene una pianta leggermente amara che si mangia, che è tutta roba nostra, questa la troviamo qui, e la silene inflata. La silene inflata direi che è una delle più buone piante nostre, perché fa quella che da bambini ci schiacciavamo sulla testa, che fa quella specie di bocciolo che si rompe, si spiaccia. E la silene poi è altissima, perché è ottima per farne i torti. Sì. Ti spiace appunto perché ce ne abbiamo forse 200 tipi di erbe, e poi vedi la donna che va a comprare un chilo di spinaci, te la paga 1.000 lire. Cioè, ci vuole andare su un po' in campagna e raccoglierle. Cioè, per raccoglierle bisogna conoscerle, però questa è una cosa che io farei come tipo nelle scuole, insegnarlo già al bambino, perché penso che appunto sia una cosa di valore anche per tutti noi, specialmente in questi giorni che, non so, sai, non tutti abbiamo possibilità di fare grandi spese, almeno le piccole cose, se non le paghi è meglio. Poi si sa, siamo sicuri che non ci abbiamo dato con cibi nulla. Bisognerebbe di nuovo ritornare a essere figli della terra e conoscere i valori, perché al giorno d'oggi siamo troppo lontani. È molto bella, perché poi la gente ha paura delle erbe velenose, di quello che non conosce, ma l'unico veleno che c'è in natura qual è? L'uomo. Se non ci fosse l'uomo non ci sarebbero i veleni. No, ma è vero, ci sono parecchi, ma una cosa facile è conoscere le piante velenose, ce ne sarà 10, ne facciamo dei manifesti. È vero, ti metti sulle nubi, questo è velenoso, l'altro qua se non lo mangia più, no? Io lo facevo in Inghilterra, quando c'erano i funghi velenosi, andavo nelle biblioteche, disegnavo il fungo velenoso e lo mettevo nella biblioteca, quelli tutti lo vedevano e lo raccoglievano. Noi da bambini facevano i nostri vecchi o ravanelli o rape contro la tosse, anche la tossasina, il canina. Tu prendi sì, sciroppo di rapo, di ravanello, tu li prendi e li tagli fini. Te li metti in una tazza o qualunque contenitore e metti dello zucchero sopra, generalmente il zucchero di canna. All'indomani mattina non c'è più il ravanello, perché lo zucchero l'ha sciolto, ci rimane solamente il cerchio del ravanello, e tutto quello che c'è sotto è tutto il succo di ravanello zuccherato. E questo serviva per la tosse. Ma io mangio i fiori, li mangio tutti, in complesso. Non sono io che li mangiavo, perché 3.000 anni fa si mangiavano già i fiori. È una cosa facilissima, i romani, gli arabi, specialmente gli arabi mangiavano già i fiori. Allora uno, quando fa un'insalata, perché non prende una manata di glicine e te la metti sull'insalata? Non è più un'insalata verde. Prende una manata di glicine, una manata di qualunque fiore che trovi e ce li metti. Allora manca una risata. La robinia è buonissima, il fiore di robinia, di acacia. E allora non rimane più un'insalata, rimane qualcosa di artistico, perché poi tu te lo crei come vuoi. Prendi la glicina, i petali di garofano, il petali però, di garofano. Balcone, sul balcone coltivate i tulipani. Sì, il tulipano è mangiato da tutte le parti del mondo, no? Il fiore di tulipano. Non se quello voi, che si compra. Voi ve ne fate un vaso sul terrazzo, così siete sicuri che l'avete fatto voi e non c'è veleno. Poi prendi il tulipano, ci levi il pistillo centrale e lo riempi di formaggio tenero, e sopra ci metti, magari se il formaggio tenero dolce ci metti una fragola, se invece è salato ci metti una mandorla. E poi lo fai come piatto primo, no? Attorno tutti i fiori, tutti i fiori, tutti i pani di colori diversi che avevi coltivato tu, perché lo mangi. No, è una cosa che si fa, e sono buono, il male grave che non è che sia. Altro fiore, l'abutilo, se uno c'ha un piccolo terrazzo, mette una piantina di abutilo, cioè l'abutilo è un vitifoglio che fa un bel fiore pendolo, capovolto, tutto striato, che tu lo prendi, ci levi il pistillo centrale, poi lo riempi. Piacere avere tante persone così, no, ma datemi ascolto, amate la terra madre, e sareste felici, dovete abbandonare la vita del naturale.
tutte gli altri sono balle che vi contano. Allora fate finta di non sentire quello che vi dicono e ascoltate solo quello che sentite voi, perché la vostra coscienza è quella che ha valore, il vostro pensiero non datelo mai via perché è vostro, e vedrete che state felici. Va? Io l'ho fatto questo esperimento, lo so, da bambino ero felice, adesso lo sono ancora, qualcosa c'è di buono in quello che dico.